Andiamo avanti e parliamo di economia perché il prossimo 1° ottobre, appuntamento di rilievo Taranto presso l'Istituto San Pietro con la 4ª edizione del Taranto Finanza Forum, evento organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe che ha presentato questa mattina questo importante forum finanziario. Sentiamo. Taranto Finanza Forum, crisi e territorio. Qual è il rapporto? Sì, per la 4ª edizione abbiamo ancora incrementato sia il numero di presenze come relatori sia il numero di partner, quindi vuol dire che su questo territorio, sulla nostra provincia, c'è interesse. Dal resto dell'Italia ci guardano con attenzione, vogliono venire qui da noi a capire che cosa vogliamo fare delle nostre zone, qual è il nostro pensiero di sviluppo economico. Questo è proprio lo spirito del Taranto Finanza Forum, cioè non parlare fra di noi, perché rischiamo di dirci addosso sempre le stesse cose, ma di parlare con interlocutori non solo nazionali ma anche internazionali, perché l'interesse è anche internazionale sul nostro territorio, per dimostrare che abbiamo la volontà di costruire una nuova economia in questo territorio. Naturalmente noi stiamo creando un'opportunità, poi questa opportunità deve essere sfruttata. È chiaro che se i nostri interlocutori si accorgeranno di avere a che fare con persone serie e fattive, si combinerà qualcosa. Se invece vedranno che sul nostro territorio prevalgono le divisioni, prevalgono gli attendismi e non si prende una decisione sul modello di sviluppo, saranno venuti a mangiarsi del buon pesce e se ne torneranno a casa loro. C'è già un'ipotesi di questo nuovo modello di sviluppo? Sì, le ipotesi ormai sul tappeto sono diverse, i punti fermi ci sono. Lo sviluppo dovrà essere ecosostenibile, ecco perché in questo territorio c'è molto interesse, vista la presenza della grande industria, quindi vedere come è possibile riconvertire queste industrie. Le idee, le tracce ci sono, ma ovviamente si deve vedere qual è la volontà del territorio, perché ogni territorio poi si deve scegliere il proprio futuro, deve decidere la gente del posto che cosa vuole fare della propria vita e della propria economia. All'esterno possono venire delle proposte qualificate, ma la scelta spetta al territorio.